Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e bentornati in questo nuovo video. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Oggi, come avete letto dal titolo, faremo un video un po' particolare, che alla fine sarà un video vlog, per mostrarvi come fare le foto fighe, perché è una cosa che mi chiedete in tanti, perché il mio fotografo Gianluca Ciullini, buonasera, mi scrivete in tantissimi per chiedere come fai a fare quella foto, come fai a fare quell'altra. Quindi, oltre al fatto che lui probabilmente farà un canale YouTube di fotografia, quindi se volete il canale di YouTube di fotografia di Gianluca Ciullini, mettete un hashtag, facciamo l'hashtag Gianluca, no, Ciullini, hashtag Ciullini YT, cioè YouTube, quindi hashtag Ciullini YouTube se volete un canale di fotografia dove spiegherà come fa a farmi tutte le foto, una seconda altra. Oggi abbiamo questo outfit tutto blu e nero, questa è la maglia nuova di Off-White, quella del Bernini, che ha questo dettaglio qua. Vabbè, si vede una sega, vabbè. Questo dettaglio qua della A. Poi jeans di minimale lei, classici, neri con lo strappo. E poi le Jordan, le Game Royal, che non si vedono, forse. Che sono una bella scarpa, però un pochino più comode potevamo farle. Fatto sta, ora stiamo andando a trovare la location, che qua dove abitiamo noi non ci sono tante. Diciamo che l'abbiamo finite le location. Diciamo che l'abbiamo finite perché abbiamo fatto davvero tante di foto qui nel nostro paesino Follonica. E quindi niente, quindi cerchiamo un po' una location. Se volete fare foto dal basso, che è un po' il nostro marchio di fabbrica, o meglio del Ciullini, che ora sta andando un po' sta cosa che tutti pensano che si sdraia, in realtà no. E poi vi faremo vedere come le fa ste foto. Per fare quelle foto serve uno sfondo che riempa l'immagine, perché dal basso no, si vede tutto il cielo e fa un po' schifo. Invece per gli outfit cosa fare? Se avete un outfit scuro, cercate una location chiara che faccia contrasto, ovviamente. Se avete un outfit chiaro, uno sfondo scuro che faccia appunto contrasto. Poi ovviamente uno fa quello che gli pare. Dunque ora cerchiamo questa location, vi faremo vedere un po'. Vi farò vedere la macchina del Ciullini, non la 500 che sta guidando, ma la macchina fotografica, beh, tutta squalidissima. E poi vi spiego anche quali filtri mettere magari per una foto, cosa modificare, che applicazione usare, perché comunque Photoshop non l'avete tutti. Quindi dopo vi darò altri consigli. Ma prima cosa succede? Cosa succede? Diglielo te, Andre. Io dico io? Assolutamente sì. Sicuri? Ve lo dico io, anche perché non c'è nessun altro. Un'altra battuta. In pratica farò questa cosa. Voi che avete Instagram, seguendo questi consigli, o comunque se avete già foto fighe, pubblicate una foto figa, andatemi a seguire su Instagram, @andrerati, anche Gianluca. @Gianluca Ciullini. Il tuo nome oggi è spammato abbastanza. Sì. Non ho capito come mi chiamo. Come si chiama lui? @Andrerati. Bravo. Ok. Andate a seguirmi, andate a seguire anche Gianluca. E pubblicate una foto figa taggandoci. E le tre foto migliori avranno sia uno shout out, quindi le mostrerò su Instagram nelle storie taggandovi, sia all'inizio del prossimo video di YouTube, quindi appariranno le vostre foto con il vostro nome di Instagram. Quindi è una cosa figa secondo me. Quindi taggatemi in una foto, andatemi a seguire su Instagram, e se sarete fortunati e avrete una bella foto figa, verrete menzionati in una storia e nel prossimo video. E se vi piace questa cosa, la manterrò anche nei prossimi video. Ragazzi, location trovata. È questo carrettino qua della seconda guerra mondiale, si farà verso di là, perché là ci sono i mattoni che fanno un po' di contorno. E un'altra cosa che non vi ho detto prima: non fate le foto con la mano davanti alla faccia così, cioè è un mio consiglio, poi fate come vi pare, però alla fine non ha senso farlo. Ho capito, è un po' di moda tra gli Ibis dopo che l'ha fatto Harry Petro, come minchia si chiama, però alla fine, cioè, la faccia è una parte importantissima del corpo, cioè è fondamentale, come il culo delle ragazze, quindi non fatelo. Ora vediamo Gianluca Ciullini con la sua macchina, come si chiama? Ragazzi, cambio di macchinetta, usiamo l'iPhone perché si è scaricata l'altra macchina e quindi... Cioè, volevamo farlo con questo, però non posso farvi vedere poi che macchina è. Quindi, maestro, spiegaci un po'. Questa è una Nikon D810, ma comunque sia, vanno bene. Qualsiasi macchina fotografica, non ci sono problemi per questo qui. Io uso un 16-28 Tokina, che è un grand'angolo. Tokina? Per... Sushi. Dai, vai. È un sushi Tokina che serve per fare le foto dal basso, in questo caso, perché è un grand'angolo. E quindi, praticamente... il risultato c'è sempre. E questo è come Gianluca scatta. Quindi ragazzi, non si sdraia. Non mi sdraio. E questo grazie, ve lo dico subito, al grand'angolo, che praticamente mi permette di fare le foto anche senza sdraiarmi, no? Quindi questo è il trucco. Solo grand'angolo. Allora ragazzi, siamo tornati in casa. Ora vi faccio l'inquadratura su Gianluca, che vi spiega come editare le foto, vi dà dei consigli. Tutto per benino, per benino. La foto è fatta. Se volete vederla, andate sul mio Instagram dopo, @AndreaRati, sempre quello. E ora sentiamo i consigli di Gianluca. Salve, buonasera. Sono abbastanza professionale, sì, Andrea? Sì. Ok. Allora, ragazzi, la post-produzione di una foto, per le foto che facciamo noi, diciamo, e quindi per renderle sempre un po' più uniche, non conta molto, ma conta molto di più il concetto di scatto. Quindi se lo scatto è buono,
assolutamente la foto viene fuori bene. La post-produzione della foto può essere fatta in molti modi. Spesso è meglio lasciarla molto semplice, perché comunque sia è più, diciamo, di impatto. Però vi consiglio, se dovete aggiustare un po' le luci, di usare applicazioni come ViscoCam, che in questo caso è free. Ragazzi, non è un placement. Non è un placement, no. Ma è l'applicazione che uso io per editare le foto quando sono fuori casa. E praticamente è molto semplice da usare, perché basta solo aggiustare un po' la luce, renderla bella luminosa e che non ci siano parti nere ma nemmeno troppo, diciamo, accese, e quindi la foto viene sempre bene. L'effetto che do spesso è quello di sbiadito, no? Che si chiama fade, che è l'effetto che praticamente usano molto spesso gli iBeast, passatemi la parola, ma è così. Quindi il gioco è fatto. Altre applicazioni, Gianluca? Un'altra buona applicazione è Afterlight, oppure anche molto buona e figa, secondo me, molto semplice, è Lightroom stessa del telefono, Lightroom Mobile. Sembra molto un'intervista alle Iene sta cosa. Sì. Prendi un attimo la sigaretta elettronica. Ora ti censurerò la faccia. Ok. Fai la voce. In conclusione, Gianluca, cosa ci dici? Vi dico che sarebbe meglio utilizzare applicazioni molto semplici per rendere un effetto sempre perfetto. Ragazzi, il video finisce qua. Se volete essere condivisi su Instagram, nelle mie storie e nel prossimo video YouTube, taggatemi in una foto figa e andate anche a mettere mi piace e commentare che commenti più fighi sotto le ultime foto, li taggo sempre nelle storie di Instagram. Quindi ciao e al prossimo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi.